Ciao a tutti ragazzi, qui Luca, capitano per 90 Min e Star Trek. Oggi voglio portarvi in giro con me perché sto per partire alla Volta di Roma, dove andrò ad assistere a Italia-Svezia e commenterò la partita all'interno di una web radio, di una radio, di un liceo di Roma, e sono veramente molto teso perché è la prima volta che vado a fare una telecronaca e quindi sarà un giorno un po' particolare sia per la partita, perché è molto importante, decisiva, se l'Italia vince è passata matematicamente al prossimo turno di Euro 2016, ma soprattutto perché intanto passa una moto, per me è un'opportunità veramente importante e che voglio prendere al volo. Sarò all'altezza? Non lo so, vedremo, vi aggiornerò. E dopo la Francia, dopo Parigi, dopo Lione, dopo lo stadio di Lione, mi ritrovo anche allo stadio olimpico di Roma, dove ovviamente non si giocherà qui la partita, ma volevo farvelo vedere perché comunque in contesto calcistico questo non poteva mancarvi. È la prima volta che vedo l'olimpico, è veramente grosso ed è anche veramente immerso nel verde. Io non mi aspettavo tutta questa natura vicino allo stadio olimpico di Roma. Ok, sono appena arrivato dentro L Radio, dove guarderò la partita su questi monitor. Sarò qui a fare la telecronaca della partita insieme a Dezio Luzzi, che ricorderanno i più vecchi perché è una figura storica di tutto il calcio, minuto per minuto, alla radio, e insieme ad altri ragazzi. Quindi lui è uno dei ragazzi dell'L Radio che mi hanno invitato qui oggi, e sono un pochino emozionato, un pochino teso, perché come ho già detto è una cosa nuova per me e dovrò vedere se sarò in grado di farla. Siamo a pochi minuti dall'inizio dell'Italia, Italia-Svezia, siamo qui nello studio di L Radio, sono state comunicate le formazioni ufficiali per quanto riguarda gli azzurri e anche per la Svezia. Un solo cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Belgio, Florenzi al posto di un Darmian che non aveva ben impressionato. Io sono qui con la maglietta che mi ha regalato 90 Min e siamo pronti per conquistare altri 3 punti che vorrebbero dire qualificazione. Fine primo tempo della nazionale italiana, una delusione sicuramente, un passo indietro rispetto alla partita con il Belgio. Eravamo un pochino eccitati, ci eravamo forse un po' montati la testa, speriamo che la situazione cambi nei prossimi 45 minuti, perché oggi, come già detto, i 3 punti non sono essenziali, non sono obbligatori, ma ci toglierebbero tantissimi pensieri per la testa, dato che l'ultima partita potremmo giocarla magari facendo qualche cambio, facendo giocare anche qualche altro giocatore, dato che nelle prime 2 partite abbiamo visto solamente in campo 12 giocatori nei titolari. È finita anche questa partita, 1-0, siamo riusciti a portarla a casa, incredibile, il gol di Eder, forse l'uomo che insieme a Pelé ha giocato la partita più brutta, la partita peggiore, eppure proprio lui, incredibile, a 2 minuti dalla fine, all'88esimo, ancora una volta esultiamo, ancora una volta con un gol dell'attaccante, ancora una volta all'ultimo minuto, ma questa volta ci regala i 3 punti. Italia 1, Svezia 0, la decide Eder. Siamo a 6 punti nel girone, siamo qualificati, andiamo agli ottavi e quindi commenteremo ancora altre partite dell'Italia. Forza Azzurri!